Bentornati a Mi Oppongo. In tema di violenza di genere, maltrattamenti e stalking, ora un focus con il colonnello Giorgio Tommaseo. Buonasera, lei è comandante dei Carabinieri della provincia di Ascoli Piceno, quindi ci concentreremo su questo territorio, ma ci piacerebbe anche allargare un po' il discorso, dato che lei tra l'altro è reduce di un'importante esperienza all'estero prima di approdare nel Piceno. Quale, comandante? Sì, tanto buonasera e grazie per l'invito. Sì, effettivamente sono arrivato qui nella città di Ascoli, nella provincia di Ascoli, per me totalmente nuova, dopo un'esperienza di 6 anni presso l'ambasciata d'Italia ad Ottawa, dove svolgevo la funzione di funzionario diplomatico preposto alla cooperazione bilaterale di polizia fra i due paesi. Quindi ho avuto modo di ricevere anche e esaminare uno spaccato della cooperazione bilaterale di polizia per i vari tipi di reato, compresi quelli collegati alla violenza di genere, e anche con tutte le sfaccettature legate al periodo particolare di pandemia, quindi a come i reati hanno subito a loro volta delle modifiche per quanto riguarda il loro trend. Beh, è un'attività immagino molto complessa. Che cosa è emerso? Che cosa ci può dire di quest'anno, il 2020, segnato dalla pandemia? Sì, innanzitutto diciamo che in un trend generale, al di fuori di qualche eccezione, di calo complessivo dei reati, dico qualche eccezione perché ovviamente le situazioni di lockdown e di restrizioni varie hanno invece favorito la commissione di determinati reati specifici, quali ad esempio quelli per via telematica, commessi sul web, dalle truffe a reati anche di pedopornografia e reati connessi. Però a parte queste, che per l'appunto ho detto sono delle eccezioni, in generale il trend è stato in diminuzione. Andando a parlare delle violenze di genere, anche se qua i reati spia sono diversi, ma prendendoli nel loro complesso possiamo evidenziare un andamento più o meno lineare in termini assoluti, numerici, ma di fatto preponderante, se consideriamo, come dicevo prima, il calo generale, i reati connessi alla violenza di genere hanno mantenuto più o meno un livello costante e quindi l'hanno fatti assurgere a reati principali in questo periodo particolare. Chi sono le vittime? Beh, le vittime in primo luogo sono le donne. Comunque vediamo che in questa fase particolare di disagio a tutto tondo, anche economico e sociale, sono colpite particolarmente, come accade sempre in queste circostanze, i soggetti più deboli, che possono essere i minori, possono essere gli anziani, possono essere particolari gruppi che di per sé sono sempre considerati vulnerabili. Sui giornali si è parlato di un calo delle denunce. A suo avviso questo dato, se veritiero, deve farci preoccupare oppure farci essere insomma più ottimisti? Riferendomi al nostro territorio, le posso dire che per quanto si tratti di reati molto particolari, dove quindi la denuncia arriva al termine di un lungo percorso, difficilmente la vittima è disposta, per una serie di ragioni che sappiamo, dal rischio di una seconda vittimizzazione a talvolta anche il disagio, la vergogna che si può provare nel dover esternare determinate situazioni, però non abbiamo assistito tendenzialmente a un calo delle denunce, anzi le posso dire che nell'ultimo periodo, compreso il breve periodo a partire dal quale io ho assunto il comando, abbiamo avuto dei casi di denuncia e anche con fortunatamente un buon esito per la vittima, che anzi ritengo importante citare ad esempio proprio perché non ci sia mai questo preconcetto e quindi questa resistenza nel sporgere denuncia, come deve essere fatto per consentire il nostro lavoro. Quali sono per l'appunto i casi su cui vi siete mossi? Sì, allora volendo citare quelli un attimino di maggiore risonanza, ma senza trascurare per questo anche le violenze domestiche, che purtroppo con una certa frequenza si consumano e che nel periodo pandemico chiaramente hanno avuto un'incidenza maggiore, perché ovviamente ha
costretto in spazi più ristretti determinate situazioni, facendo anche esplodere talvolta circostanze che magari erano latenti. Però i casi più importanti, posso ricordarne ad esempio uno risalente a circa un anno fa, dove abbiamo assistito una signora che peraltro aveva anche delle difficoltà fisiche non trascurabili e subiva costantemente soprusi, violenze sia fisiche che psicologiche dal proprio compagno, fino a quando dapprima la figlia ha chiesto il nostro intervento e poi la signora stessa si è convinta a denunciare i fatti, che ci hanno consentito sia di giungere all'arresto del compagno. Ma un dato molto interessante a mio giudizio è quello relativo al fatto che la signora ha poi seguito un percorso, diciamo, di recupero che gli ha permesso di riprendere una vita pressoché normale grazie ai centri preposti di assistenza. Ma non solo, terminato il proprio percorso si è anche resa disponibile e oggi lavora come volontaria in favore di altre donne. Beh, una storia che può essere, no, di incoraggiamento per tante donne che si trovano nella difficoltà di denunciare. Ma comandante, quando è il momento di recarsi dai carabinieri e chiedere aiuto? Beh, sicuramente ci sono valutazioni preliminari che rimangono nell'ambito familiare, intendo dire la comprensione fino a che punto si possa trattare di semplici incomprensioni contingenti o quando invece si tratti di un qualcosa protratto nel tempo. Certo. Ma quando determinate circostanze proseguono nel tempo e nonostante i momenti di discussione che ci possono essere in ogni ambito familiare non si addiviene a una soluzione e piuttosto diventa sempre più preponderante e violento il comportamento, quello indubbiamente è il momento di fare ricorso o a dei centri preposti in prima battuta per ricevere i necessari consigli e poi loro tramite arrivare se necessario alla forza di polizia o direttamente ai nostri uffici, dove comunque abbiamo personale preparato al riguardo e specializzato. Come cambia l'attività dei carabinieri con l'emergenza sanitaria in atto? Beh, devo dire che è un periodo molto particolare e difficile anche per noi sotto vari profili. Intanto perché dobbiamo, ed è il nostro dovere interno, preservare la nostra situazione sanitaria, in primo luogo per non rischiare di produrre contaminazioni che all'interno di un nostro reparto potrebbero essere deleterie. Certo. Proprio per la funzionalità ordinaria. Quindi c'è un'attenzione massima intanto al nostro interno, sia dentro gli uffici, dentro gli automezzi, affinché vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza, l'igienizzazione delle postazioni di lavoro, degli automezzi. Devo dirle anche una particolare attenzione nella vita familiare di tutti i giorni, che già tutte le nostre famiglie hanno e che credo che un carabiniere oggi debba, e le posso garantire, ha ancora più di prima, per il rischio appunto di avere contaminazioni attraverso altri ambienti che poi potrebbero giungere in caserma. Oltre a questo stiamo adottando un dispositivo molto accurato, finalizzato anche laddove, perché abbiamo avuto qualche caso anche in provincia, grazie a Dio fino ad oggi senza esiti particolari, ma una massima attenzione anche in coordinamento con il nostro servizio sanitario del Comando Legione per predisporre isolamenti precauzionali, quarantene, tutto quanto necessario allorquando si verifichi un caso dentro la nostra caserma. Riuscite, immagino, a sapere anche se presso una famiglia per la quale vi state attivando ci sono stati casi di positività e quindi adottate delle misure? Sì. Ancor più stringenti? Sì, le devo dire, oggi, a parte tutte le misure che adottiamo anche già solo durante un controllo stradale o in qualunque circostanza, la ricezione di una denuncia, qualunque momento che per la nostra professione inevitabilmente ci porta a contatto e ci deve continuare a portare a contatto col cittadino nonostante tutto. Come giustamente stava dicendo, all'atto dell'intervento oggi siamo anche in condizione, già tramite la centrale operativa, nel mentre che la pattuglia si reca sul posto, di fare delle verifiche sui soggetti e luoghi coinvolti e poter vedere, in base a tutti i dati che quotidianamente riceviamo dall'ASUR, se per caso il luogo o i soggetti interessati siano soggetti che hanno
avuto casi di positività o hanno positività in atto per adottare gli ulteriori accorgimenti necessari. Torniamo al tema della puntata, violenza di genere, stalking, maltrattamenti in famiglia. Una donna che si reca presso una delle vostre caserme nella provincia di Ascoli, come viene accolta? C'è un percorso, ci sono dei locali idonei e soprattutto con i minori, come insomma ci si regola in questo caso? Sì, allora le devo dire, ovviamente essendo una tipologia di reato che ormai da anni è al centro dell'attenzione nazionale e quindi anche delle forze di polizia, l'arma dei carabinieri si è organizzata già da tempo, dapprima con una sezione specializzata sugli atti persecutori presso il reparto di investigazioni scientifiche di Roma, che fa un po' da capofila poi nella nostra politica istituzionale di trattazione e gestione della materia. Nel tempo abbiamo cominciato a specializzare a livello provinciale personale che funge da responsabile a livello per l'appunto della provincia per questa tipologia di reati, fino ad arrivare, ricordiamo poi la peculiarità dell'arma dei carabinieri, la capillarità sul territorio. La singola stazione, il singolo personale preposto alla ricezione di denunce comunque riceve già una preliminare istruzione ed ha a disposizione un vademecum specifico e funge da filtro. Nel momento in cui questi militari, che comunque già hanno una prima preparazione tale quantomeno da saper ricevere la denuncia, mettere la potenziale vittima in condizioni di non trovarsi a disagio, quindi poter esporre i fatti, subentrano poi i passi successivi. Significa che laddove dovesse emergere una situazione particolarmente seria, grave o urgente, vengono attivati per l'appunto questi militari specializzati e che stiamo specializzando sempre di più in modo da avere anche a livello locale già immediatamente disponibili delle figure specifiche che tra l'altro, a parte avere una formazione approfondita, hanno anche e fungono proprio da mansionario come punti di contatto nostri provinciali verso gli altri enti collegati, compresi i centri antiviolenza. Ecco appunto, lei parlava dell'importanza, no, di far rete, come vi state regolando in tal senso con i centri antiviolenza? So che prestate insomma anche la vostra disponibilità per la formazione, no? Assolutamente sì, assolutamente. I nostri responsabili a livello provinciale per la trattazione di questi casi hanno proprio fra i compiti individuati quello di intrattenimento e consolidamento dei rapporti con i centri antiviolenza, in modo da creare un network fruttuoso che ci permetta di cooperare, ciascuno ovviamente per la parte di competenza. Tra l'altro, soprattutto nel caso di vittime donne o minori, abbiamo anche la disponibilità a livello provinciale ad Ascoli Piceno di una stanza, cosiddetta stanza rosa, che tra l'altro vorrei ricordare è stata intitolata a Melania Rea ed è stata creata con la collaborazione dell'organizzazione Sor Optimist, certo. E quindi ci permette di accogliere la vittima, tra l'altro in un ambiente particolarmente confortevole, lontano dagli spazi comuni dove altri soggetti si recano per altri tipi di reato e quindi che mettono in condizione di poter anche rapportarsi con lui in modo sereno e tranquillo ed esporre tutto quanto. A proposito di serenità, colonnello, la provincia di Ascoli Piceno è considerata una delle più sicure d'Italia, eppure c'è un omicidio, l'omicidio Lettieri, che ha fatto scalpore. Intanto le volevo chiedere se a suo avviso possiamo considerarlo un caso isolato oppure deve farci preoccupare. Guardi, è stato lo stesso quesito che ci si è posti all'indomani di questo reato e che si è posto anche tutta l'organizzazione delle forze di polizia, in primis il vicario prefettizio che al momento, come lei sa, regge le funzioni, e certo, per cui all'indomani di questo omicidio tra l'altro si è riunito un comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica proprio per sgombrare il campo, esaminare, analizzare il contesto. Le posso dire che comunque vada, confermo quello che statistiche ufficiali hanno detto, cioè che Ascoli è la provincia più sicura al momento in Italia, sicuramente grazie al buon operato delle forze di polizia. Questo non ci deve fare abbassare la guardia.
L'omicidio specifico di cui lei faceva accenno è un omicidio maturato comunque in un contesto specifico criminale, ma in un contesto più generale che, grazie a Dio, vede talune presenze criminali, ma non a livello strutturato come appartenenti o propaggini di organizzazioni criminali di tipo mafioso, ad esempio, ma quanto piuttosto come singoli soggetti sui quali comunque la nostra attenzione è sempre massima, le investigazioni si svolgono e come abbiamo provato in questa circostanza, anche il fatto che sia subito addivenuti a due arresti significa che c'è anche una base informativa ben sviluppata. Oh, colonnello, spostiamoci nel territorio fermano, lo facciamo attraverso le parole del prefetto di Fermo, intervistata dalla nostra Donatella Lappa. Ascoltiamo che cosa dice proprio a riguardo sulla violenza di genere. La violenza di genere nell'ultimo anno, a causa della pandemia e della cattività che ne è conseguita, è aumentata visibilmente e quindi questo crea la difficoltà per tante donne di non vedere più una via di fuga da quella che è la realtà difficile di un mondo familiare pieno di insidie. Abbiamo parlato di tutto questo con il prefetto di Fermo, Vincenza Filippi. Le iniziative sono tante da mettere in campo, ma quello che deve assolutamente essere presente, fondamentale, è che nell'ambito di natura affettiva, ma anche dei rapporti relazionali ordinari, si deve riconoscere il valore dell'individuo indipendentemente dal sesso che l'individuo ha. Io non sono mai stata particolarmente favorevole, devo dire, alle quote, no? al principio di quota, perché significa fare una sorta di ghettizzazione, cioè uno deve far capo all'essere umano, qualsiasi tipo di sesso o di appartenenza abbia, perché è nel riconoscimento della diversità che è una risorsa, la possibilità proprio di fruire di una visione diversa del mondo, di una capacità, magari di una sensibilità che riesce a mettere in moto e a capire, a comprendere degli aspetti che si diversificano anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista di sensibilità. È fondamentale questo aspetto. Purtroppo anche la normativa che si è cercato di portare avanti nel corso degli anni, con il Codice Rosso, con tante iniziative. Io ho seguito da sempre questo tema perché facevo parte della consulta regionale per la pari opportunità nell'ambito della Regione Lazio come incarico aggiuntivo e mi sono occupata anche del primo Codice Rosa che venne istituito in Toscana con un pool magistrati, associazione proprio che si occupava di Codice Rosa, forze di polizia, prefetture, eccetera. Si deve anche lì indurre, anche lì da parte delle madri e dei genitori, anche nei confronti dei figli maschi, una diversa concezione culturale, secondo me. Da lì si deve partire. Poi chiaramente tutte le altre istituzioni, noi anche lavoriamo, no? Attraverso gli strumenti che sono il contatto con la scuola, con le strutture purtroppo di protezione nei confronti di situazioni patologiche, ma sono delle aggiunte, sono dei momenti, diciamo, già un po' di patologia del sistema. Bisogna operare anche in un'ottica di tipo preventivo. Secondo il prefetto, al centro deve essere la dignità della persona e il rispetto dei ruoli pur nella diversità, che non rappresenta un limite, bensì una ricchezza. Bisogna avere consapevolezza della propria dignità, ecco, bisognerebbe sottolineare la necessità della dignità, del riconoscimento della dignità, che è un valore fondamentale, costituzionalmente protetto e che deve riguardare veramente dignità al lavoro, dignità alla propria appartenenza, dignità all'essere umano in quanto tale, alla vita proprio, all'essere umano. Quindi non si può permettere che altri disconoscano questo valore. Non è facile perché soprattutto in situazioni economicamente difficili, fragili, quando non si ha l'autonomia, molto spesso la dignità è legata anche alla capacità di essere autonomi, di avere un proprio reddito, di avere una propria configurazione, un proprio contesto di riferimento. Esistono tante situazioni veramente di fragilità. In crisi come queste
purtroppo il Covid e la pandemia ha accentuato fortemente le differenze e questo è uno dei proprio diciamo delle preoccupazioni, anche uno dei dolori che inevitabilmente anche come istituzioni affrontiamo costantemente perché ci rendiamo conto che in situazioni di questo tipo le differenze di natura economica, sociale, culturale, di prospettive, di aspettative di vita si sono intensificate. Allora, colonnello, ci spieghi come e quanto le donne oggi sono tutelate rispetto al passato? Ecco, ovviamente la domanda è riferita all'impianto normativo. Sicuramente nel tempo si sono susseguite una serie di norme specifiche a tutela di tutte le vittime vulnerabili. In ultimo, come conosciamo bene sotto il nome di Codice Rosso, la legge 69 del 2019, che intanto ha introdotto nuove figure specifiche di reato, ha dato maggiori poteri sia alla polizia giudiziaria, ha accorciato materialmente i tempi procedurali anche per l'autorità giudiziaria ed ha introdotto anche delle misure sia cautelari che preventive particolarmente efficaci, quindi certamente oggi siamo in condizione, grazie agli strumenti normativi a disposizione, di intervenire in modo più celere e più efficace. E a tal proposito, penso possa essere interessante citare un caso recentissimo, risalente a poco più di un mese fa, nel quale abbiamo avuto una donna che si è convinta, visto il protrarsi di determinate situazioni, a denunciare ai nostri uffici, sia violenze psicologiche che fisiche, che determinati danneggiamenti occorsi poco prima. Ricevuta la denuncia e informata l'autorità giudiziaria, in stretto raccordo con l'autorità giudiziaria, abbiamo intrapreso tutti i passi necessari, ma temendo che comunque nel mentre potesse accadere qualcosa, abbiamo creato una serie di contatti e un'organizzazione tale che grazie a Dio si è rivelata fondamentale perché da lì a poco la donna nel rientrare dal lavoro si è accorta di essere seguita, ha immediatamente attivato i nostri contatti, da lì a poco il compagno ha iniziato a speronarla con la propria autovettura. Lei è rimasta in contatto costante con i nostri operatori, abbiamo creato ad hoc un dispositivo di posto di controllo sulla strada che la signora stava percorrendo che ci ha permesso di arrestare il soggetto nella flagranza e peraltro con la particolarità che indossava già un cappuccio per occultare il proprio viso e aveva un coltello sul seggiolino dell'auto. Siamo riusciti a intervenire ed arrestare il Beh, è un soggetto. caso emblematico che io ringrazio per aver voluto condividere con noi i nostri telespettatori, anche perché, comandante, è una cosa importante quella di lanciare un messaggio chiaro alle donne che ci ascoltano. Non abbiate paura, affidatevi alle forze dell'ordine, denunciate, no? Assolutamente. Noi ci siamo e di recente il nostro comandante generale, in termini più ampi, ha proprio richiamato con una circolare interna l'attenzione verso tutto il nostro personale, rammentando come anche per quella che è proprio la nostra origine storica, la natura del carabiniere, a prescindere dai numeri sterili di natura operativa, il carabiniere c'è e la sua ragione d'esistere sta nella vicinanza al cittadino, nel colloquio, nell'immediata disponibilità, soprattutto per i soggetti più deboli. Grazie, grazie al Grazie colonnello Giorgio Tomaseo, che è comandante dei carabinieri della provincia di Ascoli Piceno. Grazie e a lei. Grazie, buon buonasera, lavoro grazie all'Arma dei mille, anche a Carabinieri. voi. Andiamo in pubblicità e poi torneremo sul tema dei femminicidi con nuovi ospiti in studio. Rimanete a mio pongo.